Allora, audio binaturale. Ok. Quante luminosità devo fare? Vedere il volume, se va bene. Quanto è luminosa. Bella Nick. Buonasera. Buonasera. Non so il volume com'è. Vediamo le opzioni. Ah, grazie mille. Fortunatamente si può regolare. Ecco, abbassiamo un pochino. Penso si possa fare anche in game, quindi. Intanto abbassiamo un po'. Ho messo le voci in inglese. Direi di iniziare. Gioca le campagne principali e sopravvivi all'incubo. Ah, dura mezz'ora la demo, quindi dobbiamo gestircela bene. Ok, dai, iniziamo questa demo. Ah, qua ci andrò un po' cattivo perché, cioè, comunque il prodotto è finito. Bella Andros, ci andrò un po' cattivo, tra virgolette, perché. Ditemi se sente bene comunque. Ci andrò cattivo con, diciamo, le mie impressioni perché il gioco, cioè, è finito il prodotto, quindi hanno avuto abbastanza tempo per lavorarci, esce tra poco. A 30 minuti vanno rushati, ok. È strana questa cosa della beta, cioè della demo a tempo comunque. Esce. È tra un mese, penso. Sì, esatto, Severi e Cazzuti. Quindi via. La versione finale potrebbe essere differente, sì, vabbè. Quindi dopo mezz'ora finito tutto. Finita la magia. Berlino Scott Kennedy doveva essere solo una breve sosta, bla bla bla. Vabbè, questa è la storia. Ah, ecco, tra 2 settimane allora. No, tra un mese e Kingdom Hearts. Ma meno di un mese. Claire Redfield. Ok. Sì, vabbè, cioè si vede che il prodotto è finito. Si apre subito così di cattiveria. È da vedere una bomba, cavolo. I menu così ricordano quelli di Resident Evil 7. Sì, la faccia di Leon è un po' strana. Però
L'audio è buono della voce del gioco. Fatemi sapere. Però vabbè, si vede che è prodotto finito. È una demo, tra virgolette, completa. Ah sì, sì, molto simile a Resident Evil 7. L'interfaccia di menu è tutto. Sto giocando con le cuffie nuove, quindi l'atmosfera c'è. Ho messo le voci in inglese perché fa schifo. In italiano immagino già i doppiaggi incredibili. Io non ho idea di dove sto andando, ci cioè sto andando alla cieca. C'è il cambio rapido di visuale, sì. Si corre con L3. Bagno delle donne. Ci sarà una sorpresa qua. Stop roll shoot. Sprite. Sì, è proprio uguale a Resident Evil 7. Inventario con non c'è niente. Sto andando un po' alla cieca perché voglio sia esplorare sia vedere il più possibile. Ah, questa è la zona con il podio per parlare, per fare il presidente Leon. Salve. Ok, avevamo munizioni. Per i diritti della scuola, diciamo più pistole. Nelle classi. Mi sentono rumori strani intanto. Luce. L'atmosfera è una bomba, eh. Chiuso. Tra fuori Kinder Sorpresa nelle scuole americane. Escono gli Uzi lì. Questo vuole il fusibile. Qui non possiamo passare. Questa è la zona con le macchinette. Qua c'è il corridoio. La zona di prima. Proviamo a tornare all'inizio. No, qua c'è il bagno. Siamo venuti da qua. Ecco, è chiuso con la catena. E qua c'è. Ah, vediamo se c'è l'armadietto con la scritta JoJo. Come Resident Evil 2. Arrivo, arrivo. Questo c'era nel trailer. Perché nel Resident Evil 2 c'era l'armadietto con la scritta JoJo. Ripperoni. Però era nella stanza dove c'è il poliziotto.
Belli file. Torna all'atrio principale. Attenzione, eccolo. Madonna, duro. Piano. Calmi, eh. No. Fermo, polizia di New York. No! Stop roll shoot! Sono preso a calci. Io vorrei tornare all'atrio. Da dove sono passato prima? Calmi. Tu vivi, tu muori, tu vivi, tu muori. Mi sono perso. Che devo andare. No. Aiuto. Gotta go run. Corri, Leon. Qua il lighting. No. Sì, quello del 4 è figo, sia di aspetto sia di carattere. Eccolo qua. Come si chiama? Marvin questo? Non mi ricordo. Marvin Branagh. Suonino stock dello schiacciamento. Il più bel Leon è quello del 4, secondo siamo nell'atrio. È diversa l'ambientazione qua. E lui lo incontravamo dall'altra parte. Figo poter usare le note. Cioè tipo, cioè, ho visto dei disegni prima. Ci penso io, don't lose. I have this. It's a weapon. Extremely powerful against living things. Sì, Leon è proprio brutto, cazzo. Proprio brutto. Coltello da ninja. I comandi del Resident Evil 4. Perché non me lo fa usare? Dov'è il coltello? Ma scusa, eh. Mi sono perso qualcosa. Il coltello si è mangiato Leon. Ah no, era qua. Fanculo. Lo prendo, no, non lo prendo. No, era da raccogliere, cioè me l'ha dato ma dovevo raccoglierlo, è qua tipo bipolarismo. Ah, non posso ucciderlo. Allora, vediamo un po'. Qua c'è bella roba. Qua c'è la macchina da scrivere. Non ci fa salvare, giustamente.
c'è la cassa. Allora, lì da dove siamo arrivati? Sì. Proviamo da questa parte. C'è la fontana con la moneta da mettere. Tre monete a sto giro. Trovi tre medaglioni. Qua serve la chiave. Prendi il coltello, no, fanculo, lo butto. C'è altra roba. Qua servirà un file probabilmente. Allora, subito al piano di sopra. Volevi entrare. Che qua non c'è niente. Lì è un bipolare. Datemi una porta. C'è qualcosa qua? No, sono pazzo. Oh, ma è tutto chiuso, cavolo. Scendiamo giù. Corri. Strano correre con L3 in un Resident Evil. Mi pare pure nel 6 e nel 5 si correva con X. Allora, qui Resident Evil 7, sì. E questo è proprio uguale. Cioè, è lo stesso modello del 7. Della roba da aprire. Ciao Amanda. Amanda. Oh no, qua c'è il Lickers. Qua c'è il Lickers. Il risotto con le erbette. Per ora sembra promettente la demo. Amanda, kept you waiting, huh? Dov'è il Lickers? Dov'è il Lickers? Dov'è il Lickers? Non c'è. So che ci sei. L'Epic Sync. Ma non c'è il Lickers? Qua succedono robe brutte. Qua dovrebbe esserci il corpo del poliziotto. Eccolo qua. Pronto, carabinieri? Sì, c'è qualcosa che non fa. What the fuck? Ma Cristo santo. Ma chi le fa le traduzioni? Topolino. Eccolo il corpo. Aiuto, il Lickers è in agguato. Potolone. E anche a me scende la lacrima, tutto in HD. Sia per i feels. È chiuso. Fermi o sparo. Le finestre bastarde. Serve roba. Ok, ma il Lickers non aveva voglia oggi. Non è venuto. Attenzione alle mani. Al ritorno. Porca troia, mi son cagato. Vai, apriamogli la finestra. No. No! Sto pescando. Sì, ancora vivo dopo 20.000 coltellate.
waiting, huh? Oricon, where am I? Hello, Snake. This is Raccoon City. La tessera della biblioteca di Leon. Squeeze my hawk. Se può bucca qui dentro. I need some beer. No, questo è il podio di Leon. Oggi, cari miei, come ho già detto, più armi nelle scuole e meno dizionari d'inglese. Mi piacciono le mappe. Eh sì, ci sono degli enigmi. Prima nella sala principale c'era la parte della fontana. Controlliamoci prima le spalle perché non mi fido. E appunto, come già detto, il menu richiama molto quello di Resident Evil 7. Ormai si sono adattati. Sono in quel. Questo è un po' sovrappeso, eh? And one, and two, and three. Fermo, Son of a sparo. bitch. Sono babbici. Ah, non gliene è fregato nulla, comunque. Cosa stavi prendendo, il caffè? Ale. Porca troia. Devi stare a terra. Sì, voleva mangiare il distributore. Prendiamoci le patatine. Except the first room. Ah, questa è la parte con l'armadietto. Con la gemma. Tasti di ricambio. Munizioni, altre munizioni. Proviamo a usare questa? Yeah! Oh yeah, baby! Ora si ragiona. Motherfucker! Sì, infatti, col senso di orientamento, se si è abituato alle telecamere fisse è un po' strano. Madonna! Doom è diventato. Sì, vabbè, no, non a me. No. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Però mi ha rubato. Ah, che figo! Ah, si consuma il coltello, forse. Quella barretta sotto, quando lo usiamo per difenderci. Sì, certo, senza le telecamere fisse poi ti perdi perché le direzioni che prendi sono diverse, le inquadrature. Però conoscendo il gioco sai dove ti trovi più o meno. Tipo quella lì, questa era la stanza degli armadietti. Più o meno ti ci orienti. Qua c'è la parte della. Come si chiama? Delle sviluppare le foto. La foto di Rebecca and Ty. Ah no, qua c'è la safe room. Andiamo all'ufficio Stars. Sono curioso. Sera. Oh. Sì, esatto, bisogna allenarsi alle mod di Left 4 Dead. Oh, calmi, eh. All'ufficio Stars era da qualche parte qui? Non capisco. Pianta rossa, che brutta. Tararara. Dov'è l'ufficio Stars?
Boom, bitch. Dov'è il bagno? Ah, qua serve la valvola. Rip. Porca puttana. Enigmi. FBI, open the door. Si hanno allungato le scale. Saliamo ancora su. Forse è qui l'ufficio. Voglio vedere la foto di Wesker nudo. No. Dove cavolo sono? Quest'ombra? C'è un'ombra brutta. Ah, era questo, vaffanculo. Bastardi. Ah, la chiave di picche. Oracon. Ufficio. Wesker nudo con gli occhiali da sola. Si vedeva Black nel lucchetto. La N-word. Eccolo, i Lickers. Bastardi, l'hanno cambiato. Era qua. Vai. Wesker è sempre nudo con gli occhiali. Lo sgabuzzino. Polvere da sparo. Non abbiamo spazio. Assi di legno. Dov'è l'ufficio Stars? Madonna. Sacco di munizioni. Comunque sto mezzo rushando i livelli perché la demo è a tempo. Abbiamo mezz'ora di tempo, poi il gioco si interromperà da solo, quindi voglio vedere il più possibile. Lasciamo altri file. Ma li leggerò con calma riguardandomelo su YouTube, che tanto lo carico. Questo? In teoria stava salendo le scale. Sì, infatti, strano. Cioè, se non è qui, l'ufficio dov'è? Sì, questa è la biblioteca. Ma che razza di... No, voglio almeno affrontare i Lickers. Borsello. Oh, grande. Ma che sono file, vabbè. Grande il borsello, di. Buoi, di. Shit to see you. Sì, esatto, esplode la console, chiamano l'FBI, un sacco di roba. Ma il coltello non possiamo usarlo. E lì serve il... No, aspetta, sto confondendo con Resident Evil 3 però. Andiamo in biblioteca. Oracon! Are you alright, Enrico? Yeah? Borsello, di. Sì, il piano sopra della biblioteca, sì, c'è cioè un po'. Io volevo vedere l'ufficio Stars. Con Wesker nudo. Booyah. Usiamo un po' la pistoletta, anche perché non ho più munizioni. Del fucile. Un altro coltello, sì, allora. Quando lo usiamo si consuma e poi si rompe tipo The Last of Us. Calmi, eh. E ora possiamo anche recuperarlo. Ma prima... 3000 coltelli. Avevo paura stesse arrivando qualcun altro. Nope. Si alzi. What the? Madonna che mira del cazzo. Prova a scendere al piano di sotto della biblioteca.
Matilda. Come Matilda? Ah, non era la pistola. Quindi hai detto scendere al piano sotto, dalla biblioteca. Vediamo da qua. Ok, qua c'è la parte del... No, dove cavolo siamo? Mappa. Ecco, vediamo la mappa. Ufficio Stars. Ok, ci siamo. È da questa parte. No! No, volevo vedere l'ufficio Stars. Ci si può arrivare dalle docce, forse. Beh, devo fare un giro della Madonna. Forse... Devo andare tutto qua. Scale... rip. Facciamoci un giro. Calmi, eh. Maledetto. Tanto ne stanno arrivando altri. Sono incazzati neri. Sì, infatti la biblioteca ha due porte, ne ho vista un'altra là. Ma prima ci sono questi. Questo si è rialzato. Allora proviamo l'altra porta, che porta all'atrio, tanto avevo la chiave. Quindi qua ci riconduce all'atrio principale. Mentre per l'ufficio Stars assegna pure gli oggetti nella mappa. Ma non possiamo arrivarci perché non ci sono porte. Cioè c'è l'armeria, sala d'attesa. Stanze rosso. Sì, infatti. Che non sono ancora. Non sono ancora libere. Questa è chiusa. Invece al piano di giù, ma forse da giù possiamo arrivare all'ufficio, eh? Qua c'è Marvin. Su Pornhub. C'è Claire. È nelle fogne. Bella gym. Ah! Poi non ho capito se... Non mi sono informato bene su questo Resident. Non so se la storia si alterna. Rip. Finita. Detective Goro. Ah, l'abbiamo finita. Tentativi zero, 24 minuti. Easy, speedrun, world record signori. Avete assistito al world record. 5 minuti avanzati e questo era l'Any%. Master speedrunner. Quindi no, forse non ci si può arrivare. Sì, esatto, non ci si può arrivare all'ufficio Stars perché quelle porte sono bloccate. Quindi se vuoi vedere Wesker nudo. Paga. Però sì, è stata soddisfacente come demo. Non mi piace il fatto del che dura mezz'ora. Avrei voluto, cioè come le demo normali, arriva a un punto tipo adesso, però hai tutto il tempo che vuoi per esplorarla bene, perché adesso io me la sono, cioè sarei potuto arrivare in questo punto mettendoci tipo un'ora e mezza, invece avevo mezz'ora contata. Sì, esatto, Day One con Wesker. Io aspetterò un po' a comprarlo perché ho un bel po' di spese
di giochi, c'è pure CTR in estate, c'è Kingdom Hearts. Quindi questo tanto probabilmente scende subito come prezzo perché sì, esatto, non hai tempo di osservare l'ambientazione, non puoi fare nulla. Io me la sono cioè non sono rimasto a sfogliare i file, a leggere, a guardare le texture perché volevo vedere il più possibile. Ah, tu lo scrocchi. Easy, quindi. E quindi sì, avrei voluto una demo più esplorabile, diciamo, per avere più tempo. A me non piace giocare un gioco in velocità, diciamo, tipo quando andiamo off topic, ma purtroppo non so se posso fare un'altra run. Mi sa che dopo mezz'ora finito per sempre. Ho questo sentore che dopo mezz'ora ti attacchi. Tipo Nick, appunto, può farsi mezz'ora sulla play e mezz'ora sul computer. Sarei curioso anche di vederti, Nick, all'opera, cosa ne pensi? Magari con i comandi del computer. Scopri cosa ti aspetta. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than Quella expected. You gotta be è kidding me. Annette. God only knows what's down here. What the hell? It'll be fine. What the heck? I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! What is that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a damn good idea. Adesso controlliamo se è possibile fare un'altra run, ma non penso. Non penso proprio. Ah, vabbè, hanno messo Hank. Poi ho visto che tra i costumi di Claire c'è quello di Elsa Walker, quella del 2.5. No, dell'1.5. No, il tofu. Il tofu Jill Sandwich. Si può fare un'altra run, ma è solo 5 minuti. Madonna, e allora speedrunno. Accedere alla pagina? Per ora no. Paga. Vediamo. È un po' strana sta demo, eh. Ah sì, perché ho 42 secondi rimanenti. 42 secondi di demo. Perché ho cazzeggiato parlando, il tempo stava avanzando, in più ci siamo visti anche il filmato. Sì, esatto, contavano i filmati. Sì, vabbè, avremmo avuto 6 minuti, quindi non proprio worth. Ok, pronti alla speedrun? Adesso cerco di finirlo sotto il minuto. Is anybody here? Vedi qua Amanda? Ci sono le medaglie, qui sono tre per la fontana. Ho visto un bel po' di altre cose, tipo di enigmi comunque. Questa è la speedrun delle speedrun. Poi c'è questo. Questi boh. Servono i file. O se no, come Resident Evil 3, a cazzo di cane. Prima o poi si risolvono da soli. Attenzione, il tempo non vuole finire. Vediamo se è world record. Eh sì, questo è world record. Sì, hai finito mezz'ora. Ora ti elimineremo la memoria. Ti svuoteremo il conto bancario. E ti ritireremo la PlayStation. Questo l'abbiamo già visto. Comunque Leon, boh, è un po' bruttino. È un po' bruttino sto Leon. Però bello dai, eh. Sembra figo come gioco. Non sembra niente male. Peccato per come si chiama? Per il tempo a disposizione, mezz'ora, devi correre come un disperato. Comunque, grazie per essere passati. E poi questa la carico nel canale se volete rivedervela bene. Niente. Ciao ciao e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutto il gruppo. Bella bella.